Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Vodafone Smart 4 Turbo, uno smartphone che vanta una scheda tecnica davvero molto completa in relazione alla fascia di prezzo di appartenenza. Vedremo come queste caratteristiche si rifletteranno nell'uso quotidiano durante la nostra recensione. Io vi ricordo che potete cliccare sulla nota qua sotto o leggere in descrizione per andare direttamente ai pro e ai contro e alle conclusioni finali di questo video per capire in definitiva se questo Smart 4 Turbo sarà il regalo ideale per il vostro Natale. Eccoci dunque in compagnia di questo Vodafone Smart 4 Turbo. Io ringrazio prima di tutto il Vodafone Store Corsa Italia Nausicaa SRL di Savona, avete i loro contatti qui in descrizione, andateci a dare un'occhiata per averci fornito questo Smart 4. Vi faccio subito vedere che cosa contiene la confezione, andiamo ad aprirla rimuovendo la copertura superiore. Vedete, il telefono si sta già accendendo. Questo perché? Perché il tastino qui è molto sensibile, solo rimettendolo nella scatola si va a pigiare e si accende, quindi lo lasciamo accendere qua e vi faccio vedere che cosa contiene la confezione. Oltre a un po' di plastica abbiamo il caricabatterie da parete con plug USB piuttosto grande, abbiamo poi le cuffie auricolari, bella sorpresa, di qualità piuttosto diciamo economica, ma comunque il fatto che ci siano per questa fascia è già una gran cosa. Qui il cavo dati USB, micro USB, e là in fondo la classica manualistica rapida. Leviamo un po' di carta e cartone, riprendiamo lo smartphone. Vi parlo subito di dimensioni: 134.5 x 67.5 x 10.4 mm di spessore, un filino spesso, ma questa grafica bicolore inganna l'occhio e non si vede. Peso 155 grammi, consistente, però dona anche una bella sensazione di solidità in mano. L'ergonomia è piuttosto buona, nonostante le cornici che come vedete non sono sottilissimi, è un 4 pollici e mezzo, i tasti sono qua sopra, quindi comunque l'ergonomia anche con le mani piccole si riesce a utilizzare senza problemi. Il posteriore opaco poi serve anche ad aumentare il grip. Vediamo un po' come sono fatti i lati. Abbiamo qua in alto la camera frontale VGA, la capsula auricolare, come vedete in funzione il piccolo LED di stato di notifica. Qua sotto vi ho già detto tre tasti soft touch retroilluminati, altra bella cosa. Lato sinistro con il bilanciere del volume, lato destro con tasto di accensione e spegnimento blocco sblocco. Inferiormente qui la fessura per il microfono principale, sopra abbiamo l'ingresso per le cuffie da 3,5 e l'ingresso micro USB. Posteriormente abbiamo qui la feritoia per l'altoparlante di sistema, poi andremo a sentire come si sente. La camera principale 5 megapixel con flash LED e autofocus, e addirittura il secondo microfono per la soppressione dei frusci. Qua l'incavo per andare ad aprire la cover posteriore, spero di riuscirci perché l'assemblaggio è davvero molto molto buono, è davvero difficile andare a aprire la cover posteriore con particolare facilità. Andiamo a vedere qui lo slot di espansione micro SD che va ad espandere i 4 soli giga di memoria integrati, però è impostabile come memoria principale, quindi non abbiamo problemi di memoria. Qua l'ingresso per la micro SIM e la batteria da 1880 mAh. Nient'altro dietro, però abbiamo il chip NFC qua integrato nella cover posteriore che è removibile e sostituibile con molti altri colori. Mi sembra che di fabbrica ci siano solo il bianco e il nero, vi sono comunque tanti accessori per questo smart. Andiamo a chiudere tutti i dentini, speriamo di non aver fatto troppi danni con il display acceso, display del quale vi parlo, come dicevo, un 4.5 pollici con risoluzione 854x480 pixel, densità di pixel così, diciamo che se io vado ad avvicinarmi i pixel si vedono, anzi praticamente si vedono in qualunque circostanza. Vado a accendere la nostra app di test per farvi vedere come questo display riproduca le nostre foto che usiamo sempre come test.
Come potete vedere i colori sono decisamente buoni, i neri non sono male, il sensore di luminosità funziona bene, ma quello che non va bene è l'angolo di visione, perché se noi andiamo a inclinare il display, soprattutto in questo senso, guardate quanto cambiano i colori, guardate qua, ecco. Forse riuscite a vedere quanto diventa scuro. Ora, se siamo perfettamente perpendicolari non avremo problemi, ma decisamente se ci spostiamo un po', ad esempio se noi abbiamo il telefono sul tavolo e siamo seduti indietro come sono io adesso, già vedo i colori differenti che la videocamera, fortunatamente spero, riuscirà a vedere bene. Vi parlavo di batteria è buona, l'autonomia riesce a portarci a sera con circa 3 ore e mezzo di schermo acceso con uso molto intenso, 3 caselle in push, Google Now, localizzazione attiva, eccetera eccetera, quindi comunque l'autonomia non è assolutamente una delle migliori in assoluto, ma comunque fa la sua funzione, cioè quella di portarci a dopo cena con uso intenso. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, processore, altra sorpresa, il nuovissimo Snapdragon Qualcomm 410 quad core Cortex A53 se non ricordo male, e 1.2 GHz con GPU Adreno 306, ve lo faccio anche vedere dall'applicazione CPU Z, vedete qui le caratteristiche del processore, sì, A53 mi ricordavo giusto. Ok, questo quindi è una gradita sorpresa per quanto riguarda questa parte radio, quindi non abbiamo i soliti MediaTek, abbiamo anche un giga di RAM. Parte radio che vede anche 3 bande GSM, l'UMTS, il Wi-Fi, BGN che ha un'ottima ricezione, adesso vado ad attivarlo per farlo agganciare alla mia rete che non mi ha preso la password, scusate un secondo. Ecco fatto, mi scuso però avendo due reti in casa, a volte uso sempre una e l'altra mi dimentico di farla riconoscere. E sensore di luminosità e prossimità, ottima cosa. Giroscopio, GPS che è fulminio, prende subito. E come già detto l'NFC, c'è il Miracast ma non ho trovato il DLNA. Altra cosa a proposito del display, scusate questo saltare di palo in frasca, è che non è per niente oleofobico. Nonostante io l'abbia pulito rimangono davvero tanto ed è davvero difficile fare andare via le ditate. Anche la luminosità massima non è altissima, sotto il sole qualche problema lo abbiamo. Parliamo di parte telefonica, la ricezione è nella media, anzi diciamo medio-alta, la capsula auricolare si sente benissimo, potente il volume e anche buona la qualità l'audio, il viva voce lo andiamo a testare chiamando un numero verde, attivando il viva voce. Allora, scanso scariche della videocamera, vi dico che il viva voce purtroppo è molto basso, in macchina si fa davvero fatica ad usarlo e anche dall'altra parte, a distanze diciamo di utilizzo in macchina, non ci sentono benissimo, ogni tanto salta la voce, quindi diciamo da utilizzare quasi sempre un auricolare. Non c'è la videochiamata standard, però ci sono gli SMS ovviamente che andiamo subito a vedere per testare la tastiera, che è quella stock di Google. Allora, la tastiera è veloce, il touch ogni tanto mi prende la lettera a fianco, quindi non è precisissimo, ma è anche un po' questione di abitudine, però il processore sta dietro benissimo alla nostra digitazione e non abbiamo problemi particolari nella scrittura. Usciamo dunque dalla parte SMS, comunque c'è lo swipe e quant'altro come la tastiera di Android ci ha abituato, le email ormai non ha senso testare il client stock, cioè Gmail lo conosciamo tutto con l'ultimo aggiornamento, si possono settare ogni casella e funziona davvero molto molto bene. Allora andrei direttamente alla prova di navigazione, andiamo sul nostro sito. Ecco fatto, adesso me lo aprirà con la ricerca, intanto vado a settare la modalità desktop così vediamo anche le velocità di interazione. Apriamo il nostro sito web, vedete tra l'altro come è veloce il caricamento e già quanto è fluido se vogliamo
muoverci durante il caricamento. Ok, non segue benissimo il dito, ma io sto facendo un utilizzo che non esiste per questo dispositivo. Apriamo una nostra notizia, aspettiamo il caricamento nei campi di testo. Aspettiamo il nostro disco, tra l'altro anche video su questa notizia, notizia abbastanza pesante, avete visto, ho avuto solo un attimino di pausa, ma davvero poca roba. Andiamo a metterci nel campo di testo, si posiziona correttamente. Allora, qua sono io che ho fatto degli errori, però riusciamo a spostarci anche in mezzo alle parole senza nessunissimo problema. Andiamo anche sul Corriere per vedere quanto un sito pesante come quello del Corriere può mettere in difficoltà questo browser che, come vi dicevo, non ha praticamente difficoltà. Davvero un buon browser per la fascia di prezzo di cui stiamo parlando, ovviamente non è fulminio come sui top di gamma, ma insomma c'è anche un po' di differenza di prezzo. Ok, ha finito di renderizzare le foto e i video, proviamo a spostarci, avete visto non ci mette neanche tanto a rirenderizzare la pagina. Andiamo un po' ad aprire, proviamo un doppio tap a vedere se lo mette un po' in crisi. Ovviamente adesso avrò cliccato su una notizia per sbaglio, vi dico che comunque c'è lo zoom alla larghezza della pagina ma non il ripaginamento della colonna, quindi prova browser direi ampiamente superata. Parliamo ora di parte camera, che dopo il display è un po' la seconda parte che è stata fatta a risparmio, ma insomma con tutta questa scheda tecnica così completa da qualche parte dovevano ben risparmiare. Dove ho messo il mio pupazzetto di test? Non lo riesco a trovare. Allora prendo il caricabatterie del telefono come soggetto di test per farvi vedere la velocità di messa a fuoco e scatto. Non un fulmine la messa a fuoco e neanche lo scatto. Qua le impostazioni sono pochine, eccole qua. La definizione massima è 5 megapixel in 4 terzi nonostante l'anteprima in 16 nonni, strana questa cosa. Mentre nelle impostazioni video abbiamo la possibilità di girare il timelapse e anche il video in qualità massima 720p. Quale altre impostazioni? Ci sono poche robe, c'è anche la panoramica. Vorrei tornare un secondo alla fotocamera per farvi vedere anche la possibilità di modificare le impostazioni del bilanciamento del bianco, e questo è più o meno il software piuttosto scarno. Andiamo a vedere quindi i risultati di questi scatti, avete comunque tutte le foto sulla pagina della nostra recensione, il link in descrizione. Con tanta luce non sono male, vedete il primo piano come l'ha presa bene, in secondo piano già un pochino in pasta. Torniamo alle altre foto per far vedere la macro, che va bene direi. E un po' di impasto anche con poca luce, però poco rumore. Diciamo che il problema è più sulla messa a fuoco quando si ha poca luce. Il flash illumina bene, ma solito problema di qualità generale del sensore. Volevo farvi vedere anche quella in notturna per farvi vedere come non prende nulla. Ci sarebbero dei lampioni, dovrebbe esserci una strada qua sotto. La camera frontale, non usatela per le fotografie, usatela solo per le videochiamate. I video hanno più o meno gli stessi difetti delle foto, metterò qua in alto un quadratino su cui potete cliccare, ma anche sul link in descrizione per andarvi a vedere il video di test. Un pochino lenta la messa a fuoco, però l'audio acquisito è abbastanza buono, probabilmente merito dei due microfoni. Dopo aver visto come scatta, ho fatto un tap indietro di troppo, andiamo a vedere nella galleria i video demo. Cosa legge? Non legge il nostro DVX di test, quello con audio AC3, MKV parte senza audio, anche in questo caso ve lo faccio vedere. Magari esisteranno formati audio per l'MKV che verranno prodotti, però insomma, anche mentre il 1080p in MP4 non ha nessunissimo problema. E comunque con un lettore alternativo si ovvia a tutti questi problemi di compatibilità. Usciamo da questa parte del video e vi parlo ora di parte gaming.
Non c'è, come potete vedere, Real Racing, c'è Asphalt 8 perché, nonostante il Play Store lo trovi, mi dice che non è compatibile con questo modello di smartphone. Allora aspettiamo i tempi di caricamento di Asphalt 8, che dipende un po' dal momento, perché a volte è abbastanza veloce a caricare, a volte meno. Probabilmente qualche piccolo problema di ottimizzazione della RAM, che sì, è un giga, però magari aprendo tante cose viene saturato e magari non è così lesto a... oppure semplicemente l'ultimo aggiornamento del gioco che è diventato più pesante. Andiamo comunque alla nostra classica gara di quando proviamo Asphalt 8. Vi anticipo già che ovviamente la GPU è sì di nuova concezione, ma non è potentissima, proprio per la natura di questo processore, che è il naturale erede dell'ottimo Snapdragon 400. E questo processore può essere settato in 64 bit o 32 bit. In questo caso lavora a 32 bit, probabilmente, se non ricordo male, solo con Lollipop potranno essere sfruttati i processori a 64 bit. Non chiedetemi se questo Smart 4 Turbo verrà aggiornato, perché non vi sono informazioni a riguardo. Come potete vedere, è quello che vi dicevo sul tempo di caricamento. Vi consiglio anche di magari fare avanzare il video e vedere quanti secondi sono passati. Comunque noi iniziamo a giocare, aspettiamo che finisca l'animazione. Avvicino un po' il telefono, proviamo un po' a eliminare qualcuno, il volume al massimo, vedete qualche perdita di frame. Oggi non riesco a prendere neanche uno, allora proviamo a schiantarci noi. Non riesco a fare animazioni pesanti del gioco. Ok, ce l'ho fatta. Allora, sì, qualche perdita di frame c'è. Guardate anche il tempo per uscire. Qualche perdita di frame c'è, però tutto sommato risulta giocabile. Poi non ho toccato i settaggi della grafica, magari andando un po' a diminuire la grafica non avremo nessunissimo problema. Parliamo di software pressoché Android stock, con le app di Vodafone installate, molte disinstallabili, tutte disattivabili, alcune però sono abbastanza carine. Dateci un'occhiata, poi valutate, considerate che non vanno a prendere spazio perché comunque si userà, e di obbligo, la micro SD. Carino questo widget con il meteo, che è replicato anche sulla schermata di blocco, che è questa qua, come potete vedere. E io entro nelle impostazioni per farvi vedere, e ovviamente doppio slide per aprire quick setting, che sono semplicemente collegamenti alla parte relativa delle impostazioni, non sono on off. Manca tra l'altro il setting rapido del volume e della parte multimediale. Anche quando andiamo a azzerare il volume non possiamo intervenire sulla parte multimediale, quindi ci sono app che aggiungono toggle, vi consiglio di metterne qualcuno. E queste le impostazioni generali. Come vedete ci sono anche qualche novità, come dove è andata a finire il risparmio della batteria, che agisce su questi parametri. C'è e funziona abbastanza bene. Abbiamo poi nella voce altro le classiche impostazioni, come potete vedere la conferma del NFC. E poi avevo visto anche, adesso non lo trovo più, la possibilità di utilizzare un metodo di pagamento con l'NFC. Forse se lo vado ad attivare mi spunta la relativa opzione. Andiamo un po' a vedere dove l'avevo visto. Ok, come previsto bisognava attendere un attimino per far apparire la voce Touch and Pay per i pagamenti con l'NFC, che come abbiamo visto può essere messa in funzione solo attivando l'NFC dall'apposite impostazioni. Questo più o meno per quanto riguarda le impostazioni è tutto. Vi faccio vedere la capacità della memoria interna e il sopracitato possibilità di inserire un SD e impostarla come principale. Non c'è l'USB on the go. E vi faccio vedere la versione di Android, perché come ultima bella sorpresa abbiamo l'ultima disponibile Lollipop a parte, la 4.4.4.
Per quanto riguarda le app preinstallate, ve le ho già più o meno mostrate precedentemente. Abbiamo anche un task launcher per usare l'NFC. Abbiamo preinstallato S-File Explorer come gestore file, che funziona molto bene, e tutte le altre app che avete visto. Fateci delle domande qua sotto se avete bisogno di altre delucidazioni. Ok, dopo la carrellata software, che concludo dicendo che questo telefono ha un'ottimizzazione e una velocità mai vista su un dispositivo di questa fascia di prezzo, davvero molto molto veloce e reattivo senza nessunissimo problema. Finalmente un Vodafone Smart che non ha impuntamenti e non ha blocchi di nessun tipo. C'è anche la radio FM. Beh, adesso passiamo alla prova musicale. Quindi vado a cercare il Play Store, che è l'unico lettore musicale preinstallato di serie. Andiamo nella mia raccolta, proviamo il nostro brano di test. Ecco fatto. Come detto in precedenza, il volume non è altissimo e la qualità è tutto sommato mediocre. Questo per quanto riguarda l'uso quotidiano di questo Vodafone Smart 4 Turbo. Io adesso vi lascio ai pro e contro e alle conclusioni. Cosa dire quindi di questo Vodafone Smart 4 Turbo? Partiamo dal prezzo: 99 euro in promozione fino alla fine dell'anno. Vi consiglio di andare ad acquistarlo se siete interessati a questo prezzo, perché poi dovrebbe passare a 149 euro e allora andrà a scontrarsi con molta più concorrenza attuale, perché attualmente questo è un rapporto qualità-prezzo davvero elevato. Cosa ci è piaciuto dunque di questo smartphone? Beh, la scheda tecnica è completissima, non manca nulla. Abbiamo il flash, la camera frontale, il LED, l'NFC, il 4G, eccetera, eccetera, eccetera. Anche l'ottimizzazione e l'uso quotidiano sono davvero al top per quanto riguarda questa fascia di mercato. Mai problemi, mai impuntamenti, mai rallentamenti. Ottima anche la presenza quindi di un processore di nuova generazione. Cosa invece non ci è piaciuto di questo smartphone? Beh, angolo di visione del display e definizione non sono certo sufficienti per un'esperienza visiva ai massimi livelli. E anche la fotocamera posteriore, nella maggioranza dei casi, non ha prestazioni che arrivano alla sufficienza. In conclusione, 99 euro è un ottimo prezzo, vi consiglio di prenderlo comunque come muletto, per tenerlo lì come riserva, perché veramente li vale tutti. Ovviamente non aspettate l'aumento alla fine dell'anno, perché attualmente questo Smart 4 Turbo è probabilmente lo smartphone Android con il rapporto qualità-prezzo più elevato. Questo quindi è tutto per quanto riguarda questa recensione. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale, commentare e condividere il video. Andate a leggervi la recensione completa con i complementi a questo video nel nostro sito, avete il link qua sotto in descrizione. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio per androidblog.it.